Cinque giornate green sono in programma a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre. Si parte con la Youth for Climate, la COP dei giovani, e a seguire la Pre-COP, il vertice che precede i lavori della COP26 di Glasgow. Un doppio evento internazionale in cui si discuterà di crisi climatica e delle soluzioni necessarie per affrontarla, ma anche un'occasione per i giovani di portare le loro idee e far sentire la propria voce. È prevista la partecipazione di 400 ragazzi provenienti da 186 paesi del mondo. A rappresentare l'Italia ci saranno Federica Gasbarro, 26 anni, romana, laureanda in scienze biologiche in prima linea nei Fridays for Future, e Daniele Guadagnolo, 28 anni, di Arona, Novara, dottore in economia e impegnato in organizzazioni che si occupano di sostenibilità. Un evento come la Youth for Climate è un importante traguardo per i giovani e per l'Italia. Ecco quale idee porteranno Federica e Daniele. Stiamo facendo un gran lavoro cercando di raccogliere tutte le necessità dei ragazzi tramite un questionario, necessità, istanze, obiezioni, cose che di fatto non digeriscono, ecco, non digeriamo anzi, e dopodiché fatto un lavoro di sintesi. Lo porteremo a Milano. Lì ci sarà l'occasione di confrontarci con gli altri giovani provenienti da tutti i paesi del mondo. Saremo due per ogni paese e lì, insomma, si cercherà di fare quanto più possibile una sintesi e rispettare ovviamente le necessità di ciascuno. Anche se di fatto credo che saremo tutti piuttosto convinti, noi giovani, su alcuni punti. A me ne vengono in mente alcuni, come per esempio il Common Time Frame degli NDCs, il famoso articolo 6 sul quale sembra utopia riuscire a trovare un accordo, o ancora di più magari rispettare i paesi più vulnerabili che hanno meno capacità economiche di noi. E dargli del supporto, perché senza il nostro supporto economico non possono far fronte al problema del climate change. E noi avremo un focus su essenzialmente quattro topic, che sono: il primo si chiama Youth Driving Ambition, quindi il ruolo che hanno i giovani all'interno del cambiamento climatico su tre livelli essenzialmente, quindi quello locale, quello nazionale e quello multilaterale. Il secondo topic si chiama Sustainable Recovery, quindi andare a cercare di avere questo recupero sostenibile, soprattutto adesso che siamo ancora presenti in pandemia. Spero che sia agli sgoccioli, però abbiamo passato 2 anni veramente pesanti a livello globale. E quindi durante questo evento, in questo topic, noi andremo a parlare di topic come come i green jobs, come la transizione energetica e simili. Il terzo topic invece riguarda il non state actors engagement, che in parole povere significa cercare di coinvolgere persone che non sono affiliate allo state, quindi allo stato, ma trovare anche lì una sorta di ruolo all'interno della lotta al cambiamento climatico. Infatti qui i settori che andremo prevalentemente a toccare saranno quello del cibo, saranno quello dell'imprenditoria, ovviamente con un focus più giovanile. Andremo a toccare anche i topic dello sport, dell'arte e anche della moda. Mentre il quarto topic è la climate conscious society, quindi cercare di avere una società un po' più conscia del clima e dei cambiamenti climatici. E qui diciamo che i sottotopic più importanti saranno quello dell'educazione, che qui a mio parere dovrebbe essere sopra ogni cosa, però appunto avremo questo focus a livello di educazione. E in alto riguarda i media, quindi la maniera in cui sia noi ci poniamo sui social media, quindi per comunicare questo tipo di notizie, di news, ma anche a livello, parlo di televisione, di radio, di giornale e così via, perché secondo me, adesso qui parlo per come parere personale, è molto importante cercare di non solo dare la notizia, ma anche cercare di far capire come si è arrivato ad avere quel risultato, perché c'è stato per esempio un'alluvione nel paese X, perché ci sono per esempio i migranti climatici e così via. Quindi cercare di avere un focus su tutte queste aree. La COP25 di Madrid per molti è stato un buco nell'acqua. Cosa vi aspettate dalla COP26? In realtà cosa mi aspetto? Mi aspetto che, mi auguro anzi, che venga trovato finalmente un accordo, una quadra, un qualcosa che sia degno appunto di una COP.
Quello che accadrà non lo so, sinceramente sono rimasta davvero molto delusa da Madrid, mi aspettavo di più, anche perché comunque nell'anno precedente c'erano state tutte le mobilitazioni dei giovani, sembrava che davvero stessimo sulla strada giusta e in realtà poi si è rivelato quasi un buco nell'acqua e abbiamo rimandato, poi c'è stato il coronavirus e quindi abbiamo perso ancora tempo. Dovrebbe essere la COP decisiva ed è quella che i ragazzi si aspettano che sarà. Se collassa il pianeta, a cascata viene meno tutto, anche i famosi 17 obiettivi di sviluppo sostenibili. Storicamente si ha una COP importante ogni 5 COP. E se andiamo a vedere nel passato, l'ultima COP diciamo più importante è stata la COP numero 21, che si è tenuta a Parigi e quindi anche ha avuto modo poi di dare vita al Paris Agreement. Si può capire che la COP numero 26 sarà fondamentale, soprattutto perché alla fine della COP 25 diciamo che i risultati non sono stati ottimali. Poi anche durante l'anno si sono stati anche degli meeting chiamati SB. Il mio obiettivo alla fine era quello di cercare di portare un attimo avanti l'agenda che era stata lasciata in pausa alla COP 25, cercare di arrivare alla COP 26 con insomma, qualche ipotesi già fatta, mentre appunto anche questi SB 20, SB 52 si sono risolti con un nulla di fatto, quindi anche qui noi eravamo alla COP26 praticamente da dove siamo rimasti alla COP25. E secondo me la COP26 sarà fondamentale perché si avrà, penso, per la prima volta in maniera seria una revisione totale del Paris Agreement, perché abbiamo visto che nella durata di 5 anni, insomma, le aspettative sono state un pochino disattese. Però a questo punto bisogna capire che il mondo è unico, quindi bisogna metterci in testa che è solamente aiutandoci gli uni con gli altri che possiamo uscirne. E con questo appello, appunto, io spero che si arrivi alla COP26 con questa più visione di intenti, quindi cercare di farsi meno gli affari propri e avere più una visione globale per far sì che appunto si possa risolvere il prima possibile. Perché è importante agire ora e quali sono le reali conseguenze del cambiamento climatico? Agire ora è di fondamentale importanza perché noi come giovani siamo l'ultima generazione che possiamo fare qualcosa prima di raggiungere la soglia in cui il cambiamento climatico prenderà il sopravvento, quindi avremo delle notevoli difficoltà anche solamente a sopravvivere. E, mentre in parole semplici, cioè se dovessi andare a spiegare quali sono le conseguenze del cambiamento climatico, cerco sempre di fare questo esempio. Il cambiamento climatico comporta di base un aumento delle temperature medie nel mondo, quindi come aumenta la temperatura qui in Italia, aumenta in Giappone, in Brasile, in Russia, quindi in tutto il mondo. Questo aumento delle temperature cosa porta in mente? Porta allo scioglimento dei ghiacciai, perché la cosa che praticamente quando si alza la temperatura è appunto questo fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai, però appunto siccome i ghiacciai sono fatti provenire di acqua, da qualche parte devono finire. E dove finisce l'acqua che è stata poi appunto presa da questi ghiacciai? Negli oceani. Quindi cosa succede? L'acqua che si riversa negli oceani finisce per fare innalzare il livello medio degli oceani in più. E questo innalzamento del livello medio degli oceani, adesso io dico oceani perché è un esempio più comune, ma vale anche per tutti i mari, laghi e così, quindi qualsiasi specchio d'acqua, comporta ad una riduzione delle terre. Quindi significa che noi come popolazione stiamo crescendo di anno in anno, globale. E significa arrivare a un punto in cui ci saranno non abbastanza terre emerse per sopravvivere tutti quanti. Quindi è di facile comprensione capire che se lasciamo che il cambiamento climatico prenda il sopravvento, poi è a rischio addirittura la sopravvivenza della nostra specie in quanto esseri umani stessi. In realtà le conseguenze del cambiamento climatico le stiamo già vivendo ed è importante agire adesso proprio per evitare che queste conseguenze diventino sempre più gravi, sempre più frequenti, inondazioni, alluvioni, potrei elencarne da qui all'infinito. Appunto, nuovi virus, come il coronavirus, di fronte ai quali siamo totalmente inermi. Dobbiamo agire ora perché stiamo pagando ciò che è stato fatto diversi anni fa, diverse decine di anni fa. Quindi, ed è già una situazione estremamente grave. Quindi, o la smettiamo subito di emettere CO2 in atmosfera o
Questi eventi catastrofici saranno sempre maggiori e sempre più frequenti, come dicevo poc'anzi, e l'urgenza consiste proprio in questo, nel riuscire a portare avanti una transizione equa, giusta e concreta. Quindi ci rendiamo tutti conto che è molto difficile perché non si tratta di spegnere o accendere la luce tramite un pulsante, ma se perdessimo appunto fiducia e speranza, allora a quel punto avremmo perso del tutto. Quindi tanto vale restare positivi e spingere affinché tutto questo avvenga nella maniera più giusta e veloce possibile.